funzionario di polizia, il quale mi ha detto che cosa posso fare per lei, e la mia risposta è stata: ridatemi l'ombrello. E gli ho spiegato la situazione, sì. E lui mi ha detto: prendo atto del suo sfogo, ma non posso fare niente. Quindi tu non hai più l'ombrello? Io non ho più l'ombrello. Ora, per carità, l'ombrello non valeva nulla, non è, non è l'ombrello. Però... il discorso è un altro. Se che tu... succede? Aspetta, aspetta, aspetta. Che ci arriva segno. Collegamento. Ce l'abbiamo? Allora, perché ci dico? Aspetta, aspetta, aspetta. È stato ritrovato l'ombrello? Ciao Patrick, ciao Daniele. Sì, effettivamente è così, ve lo confermo. L'ombrello di Massimiliano Palombella è stato rinvenuto in località Monte Ginepro, in Molise. Io vi sto parlando dalla locale caserma dei Carabinieri e sì. Sono in grado di mostrarvi in anteprima un'immagine della rifurtiva. Vediamo? Ah, ci abbiamo anche l'immagine. Eccolo qua. Questo era l'ombrello di Palombella. È tuo? Con il salvagoccia, lo vedete? Era blu, però. Era un po' più blu, però è quello. Ringraziamo Maria Stampa della redazione di Chi l'ha visto. Maria Stampa, tu conosci peraltro una collega che conosci. Molto, molto bene. Anche vabbè, insomma, abbiamo ritrovato tutto bene ciò devo che finisce bene. Ombrello. Allora, dopo lo ritate, però non esco. Anche perché devo riportare però da Monte Ginepro. Devi tornare da Molise, da Monte Ginepro. Grazie a Maria. Grazie, grazie. Ci abbiamo anche scherzato su. Grazie a Maria, la redazione di Chi l'ha visto. Stavo per dire Donatella Raffai, che non lo fa più da qualche anno. Da una trentina d'anni che non lo fa più.